Instant Gaming è un sito che vi permette di acquistare risparmiando chiavi di gioco per le principali piattaforme. Oltre alla sezione con i principali titoli in tendenza e le migliori offerte, trovate la lista dei giochi attualmente in preordine, in cui risparmiare cifre anche importanti per acquistare giochi in arrivo. Ma non finisce qui, perché sono disponibili offerte anche sugli abbonamenti online come Nintendo Online, PlayStation Plus e Xbox Game Pass. E se il gioco che vi interessa è per console e la key non è disponibile? Nessun problema, perché potete comunque acquistare una gift card in offerta e ottenere del credito per i principali store online, spendendo una cifra inferiore al credito che otterrete e creando quindi direttamente il vostro sconto. E chiaramente non dimenticate di partecipare anche al giveaway mensile per avere la possibilità di vincere un gioco a vostra scelta. Se vi interessa, trovate nella descrizione di questo video i link al negozio e al giveaway. Detto questo, grazie ancora a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo video. Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferilo, se preferite i Meloki, e questo video è un po' diverso dal solito, è un video aperto, più quasi un sondaggio, dato che parlerò della mia opinione sull'argomento, ma sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate voi, proprio perché vorrei un confronto con altre persone. È un argomento che ho sfiorato più volte anche in live, ma che difficilmente mi sono trovata effettivamente ad argomentare, a discutere appieno. Mi riferisco alla tipologia di fantasy preferito. Il motivo per cui è uscito fuori l'argomento in quest'ultimo periodo chiaramente è stata l'uscita molto ravvicinata di Starfield e Baldur's Gate 3. Due tipologie di giochi per certe cose affini, ma che in generale sono molto diversi per quanto riguarda l'ambientazione. Nel caso di Starfield, infatti, abbiamo comunque un setup fantascientifico-spaziale, mentre per quanto riguarda Baldur's Gate 3, chiaramente è la quintessenza del fantasy classico, dato che è ispirato al sempreverde immortale Dungeons & Dragons. Questo conflitto, per così dire, l'ho vissuto anche con i giochi di BioWare, ovvero la battaglia, per così dire, fra Mass Effect e Dragon Age. Nel mio caso personale, ma vale praticamente per tutti i casi in cui mi sono trovata in una situazione del genere, io ho sempre preferito il fantasy classico. Non necessariamente un fantasy medievale, visto che ho comunque apprezzato moltissimo anche titoli un pochino più moderni e tecnologici, più realistici, tra virgolette, come possono essere un Final Fantasy VII o un Final Fantasy XV. Adoro l'idea della magitecnologia, quindi della commistione fra la magia e comunque la scienza, ma in linea di massima non mi ritrovo particolarmente in quelli che sono i setting legati a futuri ipotetici della nostra specie. Ad esempio, non vado matta nemmeno per il cyberpunk, nonostante ci sia effettivamente un tipo di cyberpunk che mi piace più degli altri. In linea di massima il cyberpunk è comunque una distopia, quindi ci si ritrova in ambientazioni non ideali, dove tendenzialmente la gente non sta bene, i poveri sono molto poveri, i ricchi sono molto ricchi, c'è sempre la grande corporazione che fa la stronza, insomma un futuro molto molto realistico. Ma se da una parte abbiamo un'esperienza alla cyberpunk 2077, dove sì, è tutto molto sporco, però comunque c'è una forte palette cromatica, tanto neon, tanta influenza orientale. Un titolo cyberpunk che mi ha colpito tantissimo, soprattutto per quanto riguarda l'ambientazione, è The Observer, dove abbiamo sì un setting cyberpunk, abbiamo sì i neon, la roba colorata, ma è quasi tutto grigio, sporco, polveroso e abbandonato. Per dire, Blade Runner, alla fine l'originale, è un po' questa via di mezzo, visto che abbiamo appunto tanto colore, ma la pioggia, la sporcizia, mentre The Observer è quasi noir. Ecco, per cui non so se esista come sottocategoria, ma il cyberpunk noir mi piace tantissimo. E non vi nascondo che anzi avevo iniziato a scrivere molto tempo fa un racconto breve proprio con un setting molto simile a quello. Per chi fosse curioso, era una commissione fra cyberpunk e setting post-apocalittico, dove c'era stata un'esplosione su un'isola, una roba isolata dal mondo, era una roba abbastanza figa. Poi però comunque la vita è andata avanti, però ecco, quindi quel setting mi piace come idea, però è la cosa sci-fi che più si avvicina alle mie corde. Diciamo che più il setting fantascientifico si allontana da un futuro alternativo probabile, quindi più si avvicina al fantasy, comunque più lo trovo interessante. Però in linea di massima
non mi sono mai particolarmente ritrovata in un'ambientazione spaziale, soprattutto. Credo dipenda dal fatto, e ribadisco, non sono giudizi, sono gusti personali in questo caso, per questo voglio sapere cosa ne pensate voi. Per esempio, mi dà molto fastidio questo concept in cui appunto l'essere umano ha contatti con specie aliene, ma queste specie aliene fondamentalmente sono head swapping di persone, al massimo hanno qualche dito diverso, però alla fine sono tizi anatomicamente uguali a un essere umano, quasi con piccolissime differenze, tizi col mascherone, un pochino di latex addosso praticamente, qualche prop di lattice, un dito in meno, ma alla fine gente comunque che sta su due zampe e al massimo hanno una coda. Insomma, non è come immagino io un alieno. È vero che di solito ci sono le supercazzole sul come mai le specie evolute ci sono tutte evolute in una specifica direzione, quindi se anche di partenza erano molto diverse, alla fine hanno assunto tutte la forma antropomorfa perché bla bla bla. No, non mi piace. Mi piace l'idea di un alieno che sia molto diverso dall'essere umano. Vedere tutti questi alieni tutti uguali mi urta, perché parliamo di pianeti così diversi, così lontani fra loro. Com'è possibile che questi tizi sono tutti uguali? Mentre, per dire, un concept simile lo trovo molto più sensato in un'ambientazione fantasy, dove sì, ci sono le razze, d'accordo, però comunque bene o male parliamo dello stesso pianeta, magari c'è sì qualche piano dimensionale diverso, però, capito, in linea di massima è sempre la stessa zolla di terra. Siamo un po' tutti vicini di casa. Oltre a questo, mi piace l'idea di una magia estremamente regolamentata, quindi non la magia perché sì. Ad esempio, la magia di The Witcher non mi piace, parlo a una persona che ha letto i primi due libri, perché la trovo OP, la trovo troppo potente, la trovo un po' il Deus Ex Machina, troppo fuori controllo, mentre mi piace l'idea che esistano delle scuole di magia, che sia regolata, che ci siano un prezzo da pagare quando la si usa, molto definito, che ci siano forti rischi e perché no, che appunto la magia venga considerata a tutti gli effetti un'arma e quindi magari che i maghi vengano perseguitati o malvisti o effettivamente rispettati, temuti, odiati, insomma, che la magia venga inserita anche in maniera molto rilevante nel contesto della storia, ma che sia ben congegnata, che non sia messa lì e because magic. Alla stessa maniera mi piace una forte diversificazione fra le varie razze presenti all'interno dell'ambientazione fantasy. Questo perché è possibile in questa maniera costruire situazioni interessanti. Parlo di differenze sia fisiologiche che culturali, che magari proprio di capacità, perché questo apre la porta a tantissime situazioni interessanti in cui comunque parliamo di specie diverse che però si ritrovano a vivere nello stesso mondo e che devono in un certo modo coabitare, lottando, alleandosi, appunto riuscendo a superare anche le differenze o combattendo per esse, in un contesto dove comunque siamo tutti sullo stesso pianeta. Non so se mi sono spiegata, l'idea che ci sia poco spazio ma che bisogna coabitare, il resto riflette tanto quella che è la differenza culturale nella nostra società umana, per quanto ovviamente quando si parla di orchi, nani, delfi, chiaramente ci sono molte più differenze perché stiamo parlando effettivamente di specie differenti. Sarà forse che il viaggio spaziale non mi ispira particolarmente perché si basa sull'esistenza di un trucco per riuscire ad ingannare queste distanze siderali e quindi forse non riesco a rivedermici troppo perché alla fine diventa un costante viaggio veloce da una parte all'altra. Allo stesso modo, paradossalmente, quelle che sono le tecnologie fantascientifiche spesso sono supercazzole, sono persino più supercazzole della magia, perché la magia la crei ex novo e quindi puoi effettivamente regolarla fin da principio in una maniera dal nulla, con delle regole create appositamente, mentre la tecnologia avanzata inevitabilmente la basiamo su tecnologie preesistenti su cui poi caliamo la supercazzola, e questa cosa a me un po' infastidisce. A questo aggiungiamo il fatto che ci sono chiaramente eccezioni, ma anche per quanto riguarda la palette cromatica, tendenzialmente la fantascienza è un po' più fredda, tende a essere più sul grigio, sul nero, sull'azzurro, magari sul verdognolo, mentre un'ambientazione fantasy la trovo un po' più colorata, un po' più varia anche come potenziale di espressione. Più o meno lo spazio è quello, poi sì, puoi crearci i pianeti, però la tuta spaziale
difficilmente sarà colorata. Star Trek è un'eccezione, però difficilmente creerai una tuta spaziale particolarmente colorata, una nave spaziale particolarmente colorata, un laboratorio sarà sempre grigio e bianco. Quindi col fantasy vedo più potenziale creativo anche da questo punto di vista. E non sottovalutiamo il fatto che con il fantasy, ad esempio, puoi creare delle specie grazie all'impiego anche della magia che possono essere magari un pochino più particolari rispetto all'alieno, visto che di solito l'alieno tende a essere un ibrido fra due animali preesistenti, mentre magari con il fantasy puoi creare demoni, entità che vanno oltre il semplice animale mescolato con un altro animale per fare la creatura fantasy. E poi non giriamoci attorno, i draghi sono troppo fighi in qualunque loro declinazione. Ma ripeto, questo video non è un giudizio, non è una classifica, si riferisce soltanto a quelli che sono i miei gusti. Preferirò sempre un Baldur's Gate a uno Starfield, perché preferirò sempre un Dragon Age a un Mass Effect. Preferisco un gioco magari che è strutturalmente a livello proprio qualitativo sia inferiore, ma che abbia quel qualcosa che mi invoglia a giocarlo, che mi invoglia a leggere il codex, che mi invoglia a parlare con i personaggi. Ma appunto sono gusti, e per questo motivo adesso chiedo a voi, ecco il perché di questo video, non tanto quello di dirvi cosa ne penso, ma di avere un confronto. Voglio sapere la vostra opinione. Cosa preferite? Il fantasy? La fantascienza? Se sì, di che categoria? Qual è la vostra tipologia preferita? Vi piace il cyberpunk? Preferite un cyberpunk più colorato, un pochino più sporco, un po' più polveroso? Insomma, vi piace tutto o non vi piace niente? Magari a voi piacciono solo gli strategici? Ditemi cosa ne pensate, sono stracuriosa. Quindi facciamo questo bel confronto, questo bel sondaggio di gruppo per vedere un po' quali sono i gusti più mainstream. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.